Che cosa significa dieta personalizzata? Benvenuti, sono il dottor Claudio Tomella, medico, nutrizionista, specialista in scienza dell'alimentazione e medicina anti-aging e oggi rispondo a questa domanda. Cosa significa realmente dieta personalizzata? Ecco, non significa chiaramente mettere l'intestazione col nome del paziente in cima a un foglio di una dieta piuttosto che ad un file. Dobbiamo pensare a questo aspetto. In realtà le scelte alimentari che le persone compiono ogni giorno sono veramente condizionate da tanti fattori come i sapori, i profumi, le abitudini, le emozioni e vengono anche condizionate dalla cultura, dall'aspetto sociale, dagli amici, dalla famiglia, dalla religione e oggi sono anche molto condizionate dalle conoscenze, ma anche dalle convinzioni sul cibo. Questo per dire che non basta applicare un tipo di dieta, un modello sperimentale anche se è il migliore del mondo. Quindi in questo video non vi dirò che la dieta migliore è quella mediterranea piuttosto che quella keto, che quella paleo, perché è assolutamente importante adattarla alla persona. Quindi come facciamo ad adattarla alla persona? Beh, sicuramente si può tener conto di diversi aspetti per fare un qualcosa di veramente avanzato anche dal punto di vista scientifico. Ci sono dei test genomici che individuano e quindi possono fare intravedere quali sono le vie migliori nell'ambito di un percorso epigenetico, quindi test genomici. C'è la costituzione della persona, la medicina da tantissimo tempo studia e applica le costituzioni, quindi non è un qualcosa che insomma ci si è inventati da poco tempo, che qualche dottoressa si è inventata, cioè già ne parlava chiaramente Ippocrate, nella medicina tradizionale cinese, in omeopatia, in medicina ayurvedica, nella bioterapia nutrizionale diciamo delinea la nutrizione sulla base della costituzione corporea. Quelle gli americani chiamano Human Constitution Type. Io ho scritto nel capitolo della nutrizione di Integrative Cardiology, un libro che insieme ad altri colleghi ho scritto anni fa e veramente ha avuto un grandissimo successo in tutto il mondo, descrivevo appunto questo aspetto legato alla costituzione. Quindi genomica, costituzione, poi una marea di esami specialistici che possono essere effettuati in medicina anti-aging di secondo livello, quindi dal microbiota ai telomeri, alle citochine e quindi al metabolismo studiato veramente in modo molto avanzato. Ma detto questo, che abbiamo fatto tutto questo ragionamento scientifico, noi dobbiamo applicarlo poi sulla singola persona e quindi è importantissimo capire anche come ragiona quella persona, se vive da sola, vive con amici, se gli piace cucinare, se non gli piace cucinare, se ha delle appetenze fisiologiche, quindi positive, possono essere sostenute, mantenute, oppure se ha delle appetenze, fra virgolette, patologiche, si dice, quindi gli piacciono cose che poi gli fanno male, quindi quelle andranno tolte. E quindi è un lavoro piuttosto complesso. Poi adesso a tutta questa cosa qui si aggiunge il fatto che le persone googlano molto, leggono informazioni, si fanno una loro idea che peraltro magari può essere assolutamente distorta rispetto a quelle che sono le loro condizioni di salute. E poi certo ci sono le convinzioni nucleari sul cibo e sugli effetti del cibo sulla diciamo persona anche a livello di body shape, quindi tutto l'aspetto legato all'immagine corporea della persona, le convinzioni nucleari che la possono far mangiare tanto poco, tutto l'aspetto legato alle emozioni, c'è l'aspetto anche appunto della convivialità. Quindi fare una dieta non è quindi come applicare un modulo matematico o un qualcosa che il computer è in grado di fare. Io cerco di adattare il più possibile, perché ovviamente poi quando si fa una dieta bisogna lavorare in due, c'è il paziente e c'è il medico. Per avere successo entrambi devono assolutamente collaborare, certo individualizzando la dieta, però
Questo vuol dire fare qualcosa di personalizzato. Certo, esami estremamente sofisticati se c'è bisogno e che possono dare la strada, e poi comunque far calare le proprie conoscenze sulla persona per far capire in quel momento lì qual è la strategia migliore. Nel quel momento lì, perché magari nel tempo la persona, nella vita, gli possono succedere tante cose per cui può essere più o meno motivata in quel momento o essere messa nella condizione in quel momento di fare una dieta che magari è più complessa da preparare piuttosto che un altro tipo di dieta. Per saperne di più potete visionare il mio sito www.tomella.it. Al prossimo video.